Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Volevo un po' di condizioni climatiche un po' estreme, magari con un po' di pioggia, eccetera. Sono stato accontentato in pieno per questo video. Prima c'era un temporale pazzesco, sta ancora piovendo e ho dovuto imboscarmi, nascondermi un po' in una grotta. Per chi segue il mio canale da un po', sa che mi piacciono molto le tende o teli a forma di tipi, quelle tende un po' indiane anche, ho anche provato a farne una, ho fatto anche un video, tipo un telo tenda a forma di tipi. Ora vi svelo un segreto che praticamente tempo fa io avevo già notato una ditta con una tenda che mi piaceva un casino, una tenda bellissima che mi sembrava la tenda ideale per i miei gusti e come piace a me. Solo che prendere un'altra tenda, ne ho già un paio e sì, una spesa inutile al momento che non mi serviva proprio. Indovinate un po'. Questa ditta mi ha contattato vedendo anche quel video, scusate, e niente, proprio questa ditta mi ha contattato e ha detto: ma ti interessa provare un prodotto nostro, una tenda nostra? E niente, indovinate cosa ho risposto. Oggi vediamo assieme magari una tenda un po' insolita da quelle che conosciamo normalmente. Vorrei mostrarvi e presentarvi la Silhex Peak V4, il modello 2016 della Luxe Outdoor. Buona visione. Ecco come si presenta la tenda all'esterno. Come vedete, ha una forma ad esagono. Il materiale è un ripstop nylon siliconizzato molto resistente con una colonna d'acqua di 2000 mm, più che abbastanza per un telo esterno. Questa tenda è estremamente stabile sotto vento estremo e anche sotto temporali o veramente tempeste. La ditta promette che dà perfetta stabilità anche a 80 km all'ora, o cioè venti di 80 km orari, anche solo con i 6 picchetti standard, se questi hanno una buona tenuta nel terreno. Io a casa ho avuto la possibilità di fare un test, l'ho messa anche 3 giorni sotto la pioggia, temporale, vento pazzesco, era completamente asciutto dentro e la tenda ha tenuto tutto. Qua vedete l'entrata, praticamente la cerniera è coperta dal telo stesso, così che non può entrare l'acqua, ulteriormente coperta. Qua sotto abbiamo un gancio che attacca un telo all'altro, praticamente alla porta, e questo sostiene la cerniera che avendo questo, sì, appunto, gancio, non abbiamo tutta la pressione sulla cerniera quando apriamo e chiudiamo. E qua sopra vediamo questa apertura con questa piccola asta che tiene aperto proprio per un migliore cambio d'aria. Questa era la parte esterna della tenda. Prima di entrare vorrei farvi vedere come arriva il tutto. Ecco come arriva tutto quanto in questo sacchetto qua, poi vi metterò anche le misure. In questo sacchetto abbiamo comunque ingombrante, non è molto grande. Faccio un sacchetto. In questo sacchetto abbiamo dei picchetti che ci manda la ditta. Io ne ho portati altri, questi sono miei. Poi c'erano delle corde di riserva che adesso ho dimenticato, ho lasciato a casa. Qua c'è il telo esterno e poi vedremo anche più tardi il telo interno. Oltre a questo c'era anche un tubetto con del silicone. Questo silicone lo possiamo mettere in parti un po' più critiche, più esposte alla pioggia, e così dà ancora più protezione contro la pioggia. Per montare il tutto basta andare a aprire la nostra tenda e qua sotto vediamo delle fettucce di tensione. Qua ce n'è una e un'altra qua subito vicino. E posso subito prenderne una e mettere giù un picchetto.
Abbiamo esattamente questa situazione di vento e per mettere la tenda non è sempre comodo. Qua abbiamo queste fettucce tiranti che ci danno una mano in questo momento, basta tenerla in tensione ed è molto più facile montarla. Anche qua vediamo il sistema di tensione con il cordino e il picchetto è veramente semplice. Qua basta mettere giù il picchetto. Questo laccio lo mettiamo qua dentro e qua possiamo tirare. Semplicemente tirare facilissimo. Ora vediamo già la forma che abbiamo, praticamente è una forma di esagono con 6 punti. E abbiamo altri punti dove possiamo attaccare in caso di forte vento dei picchetti. Qua davanti abbiamo l'entrata. Apriamo. E per montare tutto in mezzo abbiamo più prima ci sono varie possibilità, possiamo prendere un bastone per alzare, possiamo prendere un ramo o appunto queste le racchette da trekking che abbiamo con noi. In ogni caso c'è un'altra possibilità e qua abbiamo questa fascetta per attaccare magari su un albero o qualcosa, un ramo che abbiamo sopra e possiamo attaccarlo anche lì, così in mezzo non abbiamo un palo. Ottima anche questa scelta. Una volta finito quello che vediamo qua, adesso misura circa 2,80 m x 2,50 m, perciò c'è veramente un bello spazio dentro che vedremo anche dopo. L'altezza è circa 1,40 m più o meno. Il tutto pesa, questo telo con picchetti eccetera eccetera, pesa 700 grammi circa. Prima avevamo parlato di queste fettucce qua interne per la tensione, per il montaggio della tenda. Una volta che la tenda è montata, queste in teoria non servono più, anzi danno un po' di fastidio. Cosa possiamo fare? Possiamo semplicemente sganciarle e vedremo subito come possiamo usarle in un altro modo. Possiamo prendere questa fettuccia, metterla su queste fascette qua esterne e tirare ulteriormente, mettere sotto tensione la tenda con un altro picchetto, tirare il tutto. Ora entriamo e vediamo com'è all'interno. Prendiamo il gancio e adesso entriamo. Allora, qua vedete praticamente che ho messo giù. Qua c'è uno zaino, qua c'è un materassino e qua c'è ancora posto. Cioè direi che solo così, anche se vogliamo, due persone ci stanno. Ecco qua che sono sdraiato completamente. Guardate fin dove laggiù c'è ancora spazio qua davanti. Sicuramente anche per cucinare, magari dopo proviamo. Volevo farvi vedere le cuciture, praticamente abbiamo una doppia cucitura con ripiegato un telo sopra l'altro e sopra ancora, non so se si capisce, qua c'è ancora ulteriormente sì, per sicurezza, un altro pezzo di stoffa cucito sopra, ripiegato, doppia cucitura su un altro strato di stoffa. Su abbiamo la parte anche, un altro pezzo ulteriore per rinforzare tutta sta parte dove magari ci mettiamo dei bastoni, aste, come in questo caso una racchetta. E qua dentro ci abbiamo ancora un gancio. Non so se si vede, ecco qua. Questo gancio andremo a vedere subito per cos'è. Ok, praticamente così noi abbiamo già un telo, tarp se vogliamo, tenda già costruita per dormire. Siamo già a posto. Ma
come abbiamo visto prima, c'è un altro telo, un telo interno, e adesso andiamo a vedere come mettiamo quello e come si presenta. Innanzitutto prendiamo il telo, lo appoggiamo per terra, lo attacchiamo in questo angolo, in questo qua dietro e nel terzo lì. Poi ci sono ancora questo davanti a sinistra e quello a destra, che adesso vado a tirare fuori di là. Allora, qua abbiamo di nuovo questo cordino, come vedete. Qua c'è una parte sotto. Questo va attaccato laggiù. Adesso vediamo se ci riesco. Ok. E questo è interessante, praticamente la corda qua. Qua c'è un pezzo, una piccola asta dentro. E andando a tirare questo, adesso ci abbiamo la parte che rimane più alta. Qua si vede di nuovo questo praticamente pavimento rialzato. Questa è veramente una cosa molto interessante. E questo lo agganciamo su e andiamo a tirarlo. Sempre con questo sistema di tensione. E tutto si alza. Vorrei farvi capire di nuovo lo spazio che c'è. Praticamente qua c'è l'entrata. Qua c'è uno zaino. Spero lo vedete. Ecco che tutto è montato, qua dentro ci abbiamo, adesso ci avviciniamo subito, questo l'abbiamo attaccato qua, il telo interno, adesso veniamo più vicini, ecco qua, praticamente qua abbiamo sto materassino, la larghezza di questi materassini, se abbiamo ben, più o meno un mezzo metro sarà, e lì dietro c'è ancora spazio, lì dietro possiamo mettere se vogliamo anche uno zaino, uno piccolo. Piccolo, anche uno da trekking, non c'è problema. Questo telo interno, il pavimento c'ha una colonna d'acqua di 4000 mm, cioè un ottimo materiale. Il peso di questa parte interna sono più o meno 600-650 grammi in più, solo questa parte interna. Allora, la misura di tutto questo sono 2,30 m di lunghezza circa, cioè ci sta una persona veramente grande anche. La profondità da qua a lì dentro sono 1,25 m, cioè ecco perché abbiamo tutto questo spazio. La misura è una forma perfetta. E 70 di larghezza qua prima che inizia. 70 praticamente questa parte qua. Ora, questo come detto è comodo magari se piove o la notte, se fa freddo o se è molto umido per terra, possiamo mettere questa tenda interna, comunque non è un obbligo e semplicemente possiamo anche chiuderla, la sganciamo, abbassiamo il tutto. E lasciamo tutto così. Abbiamo un pavimento dove possiamo anche sdraiarci sopra così, se vogliamo, o lasciamo così perché magari dobbiamo cambiarci, ci serve un po' più di posto. Come avete visto è molto versatile, no? Mi piace specialmente questo fatto del telo esterno e interno, che molte tende hanno, ma per questione di aria, cambio d'aria, in questo caso abbiamo anche quell'effetto lì, ma abbiamo più possibilità di usarla, possiamo prendere solo il telo esterno se vogliamo, mettere su quello e basta, stare lì. Se non c'è bisogno del telo interno, non lo mettiamo neanche. In certi casi, magari sappiamo che abbiamo 2 o 3 giorni di bel tempo, non ci serve neanche portare dietro questo, ci risparmiamo un sacco di peso anche. Comunque, tutto insieme è solo 1,5 kg, anche quello non è affatto molto per una tenda del genere. Tra l'altro, sul sito, che tutto troverete poi in descrizione, lo ripeterò dopo, ma comunque si può ordinare anche solo il telo esterno, cioè la ditta non ti obbliga a prendere il telo esterno e quello interno, chiaro che prenderei sempre tutti e due, e ci sono anche altri modelli di più persone, questo è il V4 e il V6, mi sa che da 2 persone, c'è anche il V8 se non sbaglio. Non vorrei dire una cavolata, comunque guardate, date assolutamente un'occhiata al sito. Prima ho parlato di più punti di fissaggio, no? Per il vento forte, ecco che tira di nuovo il vento. Appena visto che ci sono 16 punti di fissaggio in tutto,
io vi ho solo mostrato un paio, intorno ci sono ancora altri. Inoltre quello che mi piace è il montaggio semplice, come mi è successo anche prima che c'era tanto vento, non c'è sistema migliore per metti giù per terra, c'hai quelle cinghie di tensione, metti quattro picchetti, in teoria sei già a posto. Vi farò vedere anche delle immagini, il telo esterno va fino giù per terra, veramente fino giù in fondo, no? Questo è buono e ottimo per usare la tenda anche d'inverno. In effetti questa tenda puoi usarla tranquillamente anche in condizioni invernali. Inoltre mi piace il fatto che questa ditta è una ditta australiana. Australia, Nuova Zelanda, le origini sono lì. E solo dal 2012 sono qua in Europa che vendono tende. Perciò è un prodotto, una ditta molto nuova ancora in Europa. Avrete capito che questa tenda mi piace molto. E non lo dico sicuramente perché la ditta mi ha mandato questa tenda, che ringrazio molto, ma come detto già all'inizio del video, io a questa tenda ci avevo già dato, avevo già buttato un occhio e prima o poi me la prendevo. Posso dire che al momento ho trovato la mia tenda perfetta, senza dubbio. Spero sia piaciuta anche a voi. In descrizione metterò come sempre tutti i link utili. Il prezzo lo trovo più che ok. Tutto questo costa intorno ai 200 euro, penso un po' di più, non mi ricordo più esattamente. Tende simili, con qualità simili come materiale, colonna d'acqua e peso. Peso è una cosa dove vi consiglio sempre di dare un po' un'occhiata, perché hai ottime qualità, ottime colonne d'acqua magari eccetera eccetera, ma poi ti vedi un peso di 3, passa 3 kg e poi con dei prezzi esagerati a volte anche 3, 4, 500 euro non è un problema per tende del genere con questa qualità. Questa tenda al momento 200 qualcosa non lo trovo affatto tanto, perché vale molto di più, ma come ho detto prima questa ditta è molto nuova, deve farsi un nome ovviamente in Europa e perciò abbiamo ancora questi prezzi bassi. Non so fino a quando, forse un anno, forse due, ma sicuramente di questa ditta sentiremo molto di più in futuro e saliranno anche i prezzi. Direi che per questa volta è tutto. Spero si possa sentire tutto. All'inizio c'era un po' di vento in casa, devo ogni tanto mettere una scritta sotto se non si sentiva bene. E spero vi sia piaciuto questo video. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto. Ciao, ciao, ciao.